E buona ultima giornata a Tokyo dal vostro M e dal Bakasan, che si è perso nel trovare il KS, che è il suo prossimo ostello. Noi questa mattina, oramai sono già le 10:30, faremo un giro a Omotesando perché dobbiamo incontrare una persona. E infatti è l'ultimo regalo che stavolta ho fatto io al Bakasan, che è molto contento di questo, che andremo a trovare una persona che noi tutti seguiamo su internet. Dopo scoprirete chi è. Ciao ciao! Il Bakasan, siamo al Sensoji Temple da Sakusa, molto commerciale ma comunque molto carino, lo vedete qua alle mie spalle, vi faccio un 360 gradi, davanti adesso una pagoda, lungo quella via lì è piena di mercatini, c'è un po' di tutto, anche yukata e via dicendo. E poi per ultima la torre che è là, che purtroppo non sono riuscito ad andarci anche perché il tempo non è proprio bello ed è inutile andarci a vedere un panorama quando non si vede niente, vero Bacca? Stiamo camminando per la parte commerciale, io e il Bakasan che si è fermato in una bancarella, ha trovato qualche cosa, no? Di Asakusa. Vedete molti banchetti, molta gente, adesso vi faccio una panoramica. Ventagli, yukata, che non costano neanche tanto. E tante persone. E ecco, io e il Bakasan abbiamo portato la sorpresa di oggi, è il giappo pazzo, più pazzo del Giappone, un corrispondente italiano direttamente dal Giappone che dice cose vere sul Giappone, ed è Luca da Osaka, ora in Tokyo. Bellissimo, è un'esperienza fantastica conoscere uno dei nostri mentori sul Giappone. Ma no, il mio mentore. Sì, dai. Sono un povero disperato che si sfoga contro questo sistema. Va bene, perché a noi non ci basta l'Italia, vogliamo anche il Giappone. E questa sera torno in aereo. Sì, rivedo l'Italia. Ciao! Io e il Bakasan adesso stiamo passeggiando per Omotesando, lì c'è Omotesando Hills. Un grande centro commerciale, la via è piena di gente e stavamo appunto dicendo tra di noi che è stata una bellissima esperienza il pranzo con Luca da Osaka, ora in Tokyo, vero Bacca? Oh, ha detto sì, è il Bacca? Oggi parlo. È emozionatissimo, no, è stata una bella esperienza vedere com'è vivere per un italiano in Giappone. Sì, sì. Italiano bello quadrato, giusto? E con alle spalle l'acquario della Sony, stiamo per entrare nell'edificio della Sony. Siamo a Ginza, vi faccio una carrellata. È uno dei quartieri più ricchi di Tokyo e qua adesso il Bakasan spenderà tutto il suo stipendio di 3 anni per... Siamo dentro l'edificio della Sony, abbiamo già visto della roba incredibile, ma quello che più mi ha colpito, a parte il visore 3D personale, è questo. È un monitor 4K. Cioè un 3840 pixel per 2160 con una definizione incredibile che stareste a guardarlo tutto il tempo. Non so quando arriverà in Italia, ma per ora al cambio attuale costa 6800 euro. Bacca, lo compreresti? E siamo arrivati al momento degli addì. Io e il Bakasan siamo dentro al KS che stiamo guardando la TV. E io adesso mi avvierò verso l'aeroporto mentre il Bakasan rimarrà ancora qua. Ciao Bakka! Va a fare il bucato lui. Sono dentro l'aeroporto di Haneda. Ho appena consegnato il mio bagaglio. Lui arriverà a Bologna. Io non è detto che ce la faccia, perché ho fatto il check-in online col cellulare, qua il lettore QR code non lo leggeva bene. Non sono quindi molto convinto che quello che ho fatto su Francoforte mi funzioni e quindi lì saranno gatte da pelare tra me e i tedeschi. E lì mi diverto però. Sarà notte fonda e quindi saremo tutti alterati.
vedremo come andrà a finire. Tanto questo è il piano superiore. Un classico aeroporto. Siamo sull'aereo dell'ANA, hanno appena servito la colazione. Ovviamente ho preso un piatto occidentale, arriveremo tra 2 ore e poco più, è già da 9 ore che siamo in volo e hanno dato solo questa colazione. Era un volo notturno, non mi aspettavo solo un pasto, fortunatamente hanno rimediato con qualche granaglia e banana che ha fatto un po' il fondo in queste 9 ore. Si vede proprio che sono le 5 di mattina. Mi sono dimenticato al controllo di check-in qui a Francoforte la bottiglietta dell'acqua dentro e a momenti mi aprono il fondo schiena. Sti crucchi. Cosa volete? Mi trovo un Airbus A380, gli devo fare un video, eh? C'è grande. Ebbene sì, sono all'aeroporto di Bologna, sto uscendo. Ho pure il mio bagaglio, siamo arrivati alla fine, finito il viaggio, ci risentiamo più avanti su MTE, spero vi sia piaciuto, ciao ciao!